tutti! Oggi sono qua per parlarvi dei libri e fumetti che ho letto negli ultimi 2 mesi. Di alcuni vi ho bene o male dato qualche prima impressione nei vlog o su Instagram oppure sul blog dove sono uscite alcune recensioni, altri invece non ho ancora avuto modo di raccontarveli e quindi eccomi qua pronta. Prima di iniziare però vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di tè o caffè su Ko-fi, trovate il link qua sotto in descrizione, così come trovate i miei codici sconto da affiliata e il link da affiliata da Amazon attraverso cui potete acquistare veramente quello che più vi pare e una percentuale andrà a sostenermi. Grazie davvero di cuore! Parto con un libro che ho terminato già da un po' di tempo perché faceva parte del Chibi Book Club di febbraio, ovvero Il ristorante dell'amore ritrovato di Ito Ogawa. La protagonista di questo libro è una cuoca che un giorno torna a casa e scopre che il fidanzato è sparito e si è portato via tutto quello che aveva nel suo appartamento. Quindi lei torna nel suo paese natio da cui era, diciamo, fuggita a 15 anni, non ha un rapporto, diciamo, splendido con la madre, quindi per lei è difficoltosa questa scelta, però non vede altra opportunità. Ritorna quindi in questo suo paese e decide di aprire un proprio ristorante molto particolare, non aperto a chiunque, ma soltanto su prenotazione per coppie e per ogni persona che si presenta studia un menù a parte, ad hoc. È un libro che per certi versi mi ha emozionata perché parla tanto di cucina, di cibo, ci sono delle descrizioni molto minuziose e si entra anche proprio nel legame molto intimo e personale che ha la protagonista con appunto la cucina. Non ci si limita soltanto al mero atto di preparare per sfamare, ma anche di celebrare, e in questo penso che i giapponesi siano molto molto bravi. Ci sono cerimonie un po' per tutto e il fatto di prepararsi, preparare la materia prima, ringraziare, è qualcosa che da sempre mi stupisce perché trovo molto molto affine a quello che è il mio pensiero. Quindi mi ha fatto molto piacere ritrovare tutto questo nel libro, ma la trama in sé, non so, non è sempre riuscita a convincermi. Certo, ci sono dei momenti un po' al limite, con l'assurdo, delle situazioni un po' bizzarre. Cito proprio la prima, lampante: il tuo fidanzato sembra lasciarti, o almeno sparisce di casa, non ti dice nulla, e anzi si porta via tutto quello che hai nell'appartamento, cioè tu non lo chiami, non lo contatti, non chiedi informazioni, non lo denunci, cioè niente. Vabbè, giusto per citare appunto uno dei tanti elementi che rende la storia un po' poco credibile, ecco. Quindi è stata una lettura molto piacevole per l'aspetto cucina, tradizione, un po' meno per la storia in sé per sé, che appunto manca un po' di autenticità. Altra lettura che ahimè non mi ha fatto impazzire è A Lotus Flower in the Mud di Tameku. È un volume unico, un boys love abbastanza esplicito. Vede per protagonisti due fratelli rimasti orfani, quindi la loro famiglia si compone esclusivamente da loro due. Non potrebbero essere più diversi questi due ragazzi, perché il più giovane va ancora al liceo, è uno studioso, diciamo studente modello, si impegna tantissimo. Il fratello maggiore, per mantenere entrambi, conduce invece una vita dissoluta, vende il proprio corpo. Fra i due pian piano c'è un attaccamento morboso che, se all'inizio può essere magari capito da chi legge perché sono rimasti da soli, comunque devono un po' spalleggiarsi, no? Andando avanti è sempre più difficile capire le dinamiche di questa relazione, proprio perché si sprofonda proprio in una parte molto molto oscura per quanto mi riguarda, cioè proprio morbosa, per niente sana, e la cosa per me destabilizzante è che sembra non esserci veramente uno spiraglio di luce, una sorta di speranza, ecco. Se da una parte vediamo un ragazzo che appunto non si nasconde, no? È palese che conduca una vita fatta di estremi, che è disinibito. Dall'altra, paradossalmente, abbiamo un ragazzo che di facciata è il tipico bravo ragazzo, ma in realtà ha dei pensieri molto, molto oscuri, al limite col malato, per quanto mi riguarda. Mi ha disturbata questo rapporto proprio perché non l'ho trovato sano in tanti modi diversi. Non c'era, secondo me, bisogno di spingersi così tanto oltre per raccontare una storia comunque di incesto, di morbosità, per l'appunto di un legame fraterno ossessivo.
Io capisco che sia stata questa l'intenzione dell'autrice, ma per i miei gusti si è spinta forse un po' troppo in là. Non sono riuscita ad apprezzarlo pienamente per questo. Altro fumetto che non mi ha soddisfatta al 100%, prometto che ci sono anche letture belle belle, è Vincent di Barbara Stock. Questo l'avevo inserito nella mia TBR primaverile, che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione, perché è un fumetto che ho in libreria da anni e anni e anni, ma non ho mai trovato, diciamo, il momento giusto per leggerlo. Mi sono detta basta, l'ho tirato fuori dalla libreria e ho detto basta, adesso lo devo leggere. Poi mi sentivo particolarmente ispirata, forse per la primavera, i fiori, i girasoli di Van Gogh, perché per l'appunto nel fumetto si parla un po' della vita di Van Gogh, soprattutto nel suo periodo in cui si era trasferito lontano dal fratello per lavorare. Le sue opere al tempo non erano apprezzate o stimate più di tanto, lui però imperterrito continuava a lavorare. Si piazzava nei campi, cercava appunto delle postazioni sempre diverse per liberare il suo estro e continuava a mantenersi in contatto con il fratello. Da queste pagine emerge proprio l'importanza di questo legame, di quanto sia stato probabilmente fondamentale il fratello, che è sempre stato, diciamo, il suo fan numero uno. Io devo ammettere di non sapere granché sulla vita vera e propria di Vincent Van Gogh, quindi mi baso su quanto ho letto in questo fumetto e dalle mie impressioni al riguardo. Emerge un personaggio sicuramente molto eccentrico e bizzarro, sicuramente incompreso, che non solo ha dovuto lottare con la società e col suo bisogno appunto di esprimersi con la sua personale estetica, ma anche con dei demoni interiori. I disegni devo dire che mi sono piaciuti, sono molto semplici, in certi punti i personaggi sono piuttosto stilizzati e i colori abbastanza vivaci, riprendono comunque un po' la palette dell'autore. Però la storia non l'ho trovata particolarmente incisiva, non l'ho trovata potente, emozionante, creativa. Non so, si è limitata a raccontare, ok, la storia di questo autore in un periodo, diciamo, della sua vita, però non l'ho trovato così coinvolgente, interessante o stimolante. Ecco, spesso capita che letture di questo tipo mi incuriosiscano e mi spingano ad approfondire per conto mio, andare a ricercare alcune cose, in questo caso proprio zero, quindi sono rimasta molto delusa anche per questo, perché non è riuscita a incuriosirmi come storia, né tantomeno a emozionarmi o a lasciarmi qualcosa. Cioè, è stata una mezz'ora spesa un po' così. Uno dei libri del cuore di questo 2021 è invece Homebody di Rupi Kaur. Si tratta della nuova raccolta di poesie di questa autrice, che è diventata famosissima ormai in tutto il mondo, soprattutto per i temi che affronta e la delicatezza e allo stesso tempo potenza con cui riesce ad arrivare ai lettori. Le poesie sono poi accompagnate da alcune illustrazioni che credo siano sue, nei precedenti libri almeno penso che fossero sue. I temi principali sono l'abuso, la violenza, le sue passate esperienze sentimentali e amorose, il passato anche dei suoi genitori, che comunque si sono trasferiti da un paese all'altro e quindi hanno vissuto una situazione difficile, problematica anche dal punto di vista dell'integrazione. Si parla di accettazione, di amore verso se stessi, verso il proprio corpo. Solitamente c'è un momento più, diciamo, buio e dopo la caduta, diciamo, ci si rialza e quindi si chiude sempre con una grandissima forza molto molto positiva. Oltre a questo ho trovato poi degli spunti attuali molto interessanti, perché oltre a tutto questo si parla anche di solitudine e di produttività, due temi che secondo me nell'ultimo anno sono stati un po' protagonisti, no? Ci siamo tutti sentiti un po' più soli, isolati e spinti allo stesso tempo a dimostrare il nostro valore, la nostra utilità nonostante il periodo, quindi l'ho trovata veramente sul pezzo. Altra lettura del cuore, My Broken Mariko di Waka Irako, è il suo esordio e io sono veramente impazzita per questo fumetto, perché mi ha proprio lacerata dentro. È la storia di un'amicizia ma anche di abusi e violenze. La storia si apre con questa donna in pausa pranzo che apprende dal telegiornale
che la sua migliore amica si è tolta la vita. Lei ovviamente rimane sconvolta e decide di prendere le sue ceneri e portarle in un posto significativo per loro. Durante questo viaggio ripercorriamo assieme a lei la loro amicizia, che è nata ai tempi della scuola, quando erano appunto due bambine. Erano sicuramente due personalità diverse, ma affini per certi versi, e fin da bambina l'amica scomparsa ha sempre avuto problemi in famiglia, una madre che è scappata abbandonandola, un padre violento che abusava di lei, la trattava praticamente come una schiava, e anche crescendo purtroppo allontanarsi dalla famiglia non l'ha aiutata a trovare l'amore che meritava. La protagonista ha cercato di starle vicino il più possibile, però sente forse di non aver fatto abbastanza, si chiede se non abbia fatto abbastanza visto che comunque l'amica è arrivata a togliersi la vita. È una storia veramente straziante anche nei disegni, che esaltano ed esasperano le espressioni dei personaggi. Leggiamo proprio sui volti il dolore, lo sconforto, la rabbia, la violenza. Sono molto espressivi i disegni, penso che lo stile riesca a comunicare la drammaticità di questa storia, che purtroppo non è un caso unico. Purtroppo si sentono tante storie di questo tipo, quindi l'ho trovato un tema più che mai attuale, di cui bisognerebbe parlare di più, sensibilizzare di più. È una storia da un lato, diciamo, tenera per l'amicizia fra queste due ragazze, ma dall'altro anche molto triste per il finale di questa amicizia, che sicuramente nessuna delle due meritava. Una cosa che mi ha colpito molto è che la ragazza Mariko, che decide poi di togliersi la vita, a un certo punto si interroga sulla sua condizione. Si vede che non merito di essere felice, si vede che questo è il tipo di amore che merito. È come se si prendesse tutte le colpe, come se fosse nata così, e l'ho trovato particolarmente toccante. Di tutt'altro tono, pur affrontando sempre relazioni e sentimenti, è Anshin, la dea dimezzata, di Moto Agio. Si tratta di un volume unico che raccoglie una serie di racconti. Io non avevo mai letto nulla di questa autrice, che però volevo recuperare da un sacco di tempo, e sono molto contenta di essere partita da una raccolta sua di storie, perché così ho potuto vederla, diciamo, sotto aspetti diversi. Sono tutte storie che hanno al centro la condizione umana. Si parla di amori, spesso con toni da, diciamo, commedia romantica o scolastica. Si parla del rapporto fra genitori e figli, il rapporto fra sorelle, e sotto punti di vista diversi, e non soltanto da quello più gioioso, frivolo e felice, ma anche i lati più oscuri. C'è una storia, ad esempio, che parla di una madre che non riesce ad accettare la figlia, che la vede come un'iguana, come una lucertola, e non riesce proprio a sentirla sua. E vediamo invece trattare la seconda figlia come una madre dovrebbe comportarsi con un figlio, e invece screditare, mettere proprio da parte la primogenita. Oppure la primissima storia su due gemelle siamesi, che quindi non si possono separare, una bellissima ma con, diciamo, un ritardo nello sviluppo, l'altra invece è molto intelligente ma brutta. La cosa che mi ha colpito è un po' la versatilità di questa autrice, di passare da storie quasi tristi, drammatiche, a storie, diciamo, un po' più frivole, e in ogni caso di non soffermarsi su un aspetto solo della storia, ma di cercare di andare in profondità. Taki, cosa stai facendo? Dove sei? Il gattino ha voluto fare un'incursione, stava giocando con gli scatoloni. Ci lasci finire il video, per favore? Per favore? Dicevo che mi piace il modo in cui questa autrice ha deciso di trattare, sotto diversi punti di vista, lo stesso tipo di rapporto. Facendo sempre riferimento alle due storie che vi ho citato, per non andarvi a spoilerare anche le altre, non è facile leggere una storia in cui due sorelle, diciamo, si odiano, o almeno una delle due arriva a pensare delle cose molto cupe dell'altra, o vedere una madre rigettare la propria figlia e fare proprio questo favoritismo. Nonostante i toni siano comunque piuttosto, diciamo,
leggeri, è comunque piuttosto toccante. Sicuramente non è facile trattare anche storie di questo tipo. In futuro quindi recupererò sicuramente altro di Motoaggio, perché sono rimasta piacevolmente colpita. Poi devo dire che la maggior parte delle storie mi hanno ricordato un po' i cartoni che guardavo da adolescente. Le tipiche commedie sentimentali, un po' alla le situazioni di lui e lei, per intenderci. Libro molto toccante, letto proprio di recente e che avete già visto nel video dedicato ai libri che mi hanno fatta piangere, quindi le storie strappalacrime, Non dimenticare i fiori di Kawamura Genki. L'autore di Se i gatti scomparissero dal mondo torna con una storia sull'Alzheimer, o meglio, non solo. Il protagonista in questo caso è un uomo che sta per diventare padre. Non solo è la sua prima volta, ma non ha mai avuto accanto a sé un padre, quindi si interroga su che tipo di padre sarà, visto che non sa effettivamente che cosa sia un padre. E allo stesso tempo scopre che la madre inizia a comportarsi in maniera un po' strana. Lascia acceso il gas, si perde, inizia a dimenticare dei nomi e, portandola dal medico, scopre che ha l'Alzheimer. È una storia toccante sotto diversi punti di vista. Innanzitutto il rapporto madre-figlio è un po' bizzarro e particolare, perché oltre al fatto di non esserci una figura paterna, la madre a un certo punto ha abbandonato il figlio per poi tornare fra i due, quindi ci sono delle dinamiche un po' strane, soprattutto per chi li guarda dall'esterno. Per un uomo poi che sta per diventare padre si affaccia anche la terribile sorte di pian piano star scomparendo come figlio per sua madre, perché pian piano i ricordi svaniscono, anche quelli legati al suo unico figlio. È molto difficile, almeno per me è stata una lettura anche difficile, perché spesso mi sono ritrovata ad essere arrabbiata col protagonista, che a volte si vergogna della madre, si vergogna del fatto che si perde, dice apparentemente delle sciocchezze, ma semplicemente perché è malata. E questa mancanza di tatto da parte del figlio mi ha, tra virgolette, sconvolta, nel senso che mi ha fatto arrabbiare molto, quindi è una lettura che ho preso con tutta la calma di questo mondo, sia per il tema che riguarda da vicino comunque ormai sempre più persone, e in generale ha toccato dei nervi scoperti che non voglio approfondire perché non sono pronta per affrontare, diciamo, questa parte della storia. Una frase che mi ha colpita particolarmente di questo libro è: forse perdere qualcosa significa crescere. E più ci penso, più mi ritrovo tantissimo in questa frase, che può sembrare molto semplice, ma secondo me racchiude comunque un significato più profondo, perché crescendo ci lasciamo tante piccole cose dietro di noi, a partire dai cambiamenti fisici che facciamo. Una cosa che mi è venuta subito in mente, ad esempio, perdiamo i denti da latte, no? Oppure crescendo il nostro corpo comunque cambia, si modifica, anche pian piano invecchiando, metaforicamente, si perde, tra mille virgolette, la bellezza, lo smalto, la gioventù, si può perdere l'innocenza, si possono perdere tanti oggetti per l'usura o perché si rompono, perché si perdono, e purtroppo si perdono anche le persone che abbiamo attorno. Quindi sì, è vero, nonostante alcune cose comunque rimangano con noi per tutta la vita, è vero anche che tante cose crescendo si perdono, e non è necessariamente una cosa negativa, perché io la vivo un po' come una, diciamo, evoluzione, oppure come uno scambio. Ho perso questa cosa, ma magari ne ho guadagnata un'altra, e tutto questo comunque fa parte della vita, fa parte del processo, e va in quanto tale accettato. È una lettura quindi che mi ha fatto riflettere, mi ha emozionata, sono arrivata alla fine un po' con le lacrimucce, anche perché, come vi dicevo, ha toccato comunque una parte molto molto personale di me, però in linea generale penso che sia una lettura più che valida, soprattutto se state cercando qualcosa sul tema della memoria, dei ricordi, della malattia. Fumetto che attendevo tantissimo, ormai vi ho fatto una testa tanta perché ve ne ho parlato veramente in lungo e in largo, e poi è arrivato, mi ha lasciato un po' me, è Dienbien Phu di Daisuke Nishijima. È il primo volume di una serie manga di Bao, è uscito, se non sbaglio, il primo volume, saranno in totale 10.
È un fumetto che parla della guerra nel Vietnam. Vede per protagonista un giovanissimo reporter che si reca in Vietnam con l'esercito americano, deve fare delle fotografie per il giornale appunto dell'esercito e non è minimamente preparato a quello che vedrà, ovvero assalti continui da parte dell'esercito nei confronti non soltanto dei, diciamo, ribelli, ma anche delle persone comuni. È una storia che si basa tantissimo sulle voci, diciamo, popolari, sulla popolazione, come vive il conflitto, come è cambiata. Il protagonista, giovanissimo, dovrà affrontare un vero e proprio percorso di crescita e di formazione anche piuttosto brutale, perché nonostante i disegni siano spesso carini, stilizzati, anche nei momenti più crudi e violenti, in cui ad esempio l'esercito violenta delle ragazzine, affrontano appunto dei temi molto molto forti. C'è sempre un po' questo smorzamento, si tende a smorzare con i disegni, con alcuni tratti, momenti un po' più comici, un po' più divertenti, però è decisamente un periodo storico molto molto difficile. Io ammetto la mia ignoranza in merito, la lettura di questo fumetto mi ha incuriosita e mi sono andata a cercare diverse cose per conto mio, per approfondire il tema e soprattutto questo periodo storico, la storia del Vietnam. Quindi diciamo che è una lettura che comunque mi ha spinta a qualcosa di decisamente positivo. È un fumetto che poi tratta un tema appunto delicato, con occhi curiosi, diciamo nuovi, che non parla esclusivamente dell'esercito, dei soldati, ma proprio della popolazione, delle persone comuni. Il protagonista incontra a un certo punto due bambini piccolissimi rimasti orfani che devono provvedere per conto loro alla loro minuscola famiglia. Quella più piccola va ancora a scuola, quello più grande ha perso pure una gamba, ma comunque circa 8 anni se non sbaglio, e ruba per mantenersi. C'è anche un risvolto tra virgolette sentimentale che non mi ha convinta del tutto, così come questa intenzione di smorzare un po' i toni che non sempre ho trovato, diciamo, convincente, per cui sono rimasta un tantino perplessa, perché certe cose mi sono piaciute molto di questo fumetto, altre non mi hanno convinta al 100%. Una lettura molto simpatica è stata invece Le balene mangiano da sole di Rosario Pellecchia, di cui vi consiglio anche l'audiolibro perché è molto molto simpatico ed è letto dall'autore. Questa è la storia di un'amicizia bizzarra fra un rider di 23 anni napoletano che vive a Milano, che si è trasferito insomma per studiare e fare l'università, ma che finisce appunto per fare il rider perché ha un suo trascorso, ha vissuto un trauma molto particolare per cui si sposta esclusivamente in bicicletta, ma poi è molto curioso riguardo le persone. Lui adora immaginarsi a chi è destinata la cena, il pranzo che sta appunto trasportando, ed è molto molto ligio il suo lavoro. Inizia anche a pensare a che velocità andare a seconda di che cosa sta trasportando per non rovinare il piatto e fornire la diciamo esperienza migliore al cliente. Tra l'altro è venuto a conoscenza di questo mestiere grazie al suo coinquilino. Il lavoro del rider è per lo più fatto da immigrati e quindi non ci si capacita di come invece un ragazzo italiano sia più che contento di fare questo tipo di lavoro, per cui ci sono spesso degli scambi, delle battute molto molto simpatiche anche fra colleghi. Ma tornando a quello che stavo dicendo all'inizio, un'amicizia bizzarra fra questo rider e un bambino di 12 anni. Era un cliente qualunque che però un giorno ha invitato questo ragazzo di 23 anni in casa per guardare assieme a lui la partita. Entrambi tifosi del Napoli iniziano questa amicizia che appunto non è sempre ben vista. Insomma, il bambino ha 12 anni, il ragazzo ne ha 23. Si capisce perché il bambino voglia essere amico di un adulto, ma non il contrario. È una storia molto tenera, molto divertente, fresca, allegra, e secondo me in questo periodo è una bellissima boccata d'aria fresca. Come vi dicevo, ci sono degli scambi anche divertenti, delle storie comunque di diverse persone che fanno questo mestiere, e poi pian piano questa amicizia molto curiosa fra due persone apparentemente molto molto diverse, che appunto trovano però un punto in comune. Ultimo titolo per oggi: Fukushima Anno Zero di Susumu Katsumata. Questa è una raccolta di storie che parte
parlando di nucleare. È stato infatti pubblicato da Rizzoli Lizard in questo periodo particolare perché sono passati già 10 anni dal disastro di Fukushima. Si parla quindi della vita quotidiana, tipo di un operaio che lavora in una centrale nucleare, delle difficoltà, dei vari protocolli, delle grandissime contraddizioni all'interno di questo posto di lavoro, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e l'apparenza di sicurezza che si vuole dare esternamente, le condizioni critiche, se non proprio drammatiche, che ci sono invece all'interno. Le prime due storie sono concentrate appunto su questo tema, molto molto caro comunque al Giappone. Sono due storie che mi hanno colpita particolarmente, nonostante raccontino comunque questa quotidianità, diciamo, in maniera anche piuttosto, diciamo, leggera. È palese quanto sia in realtà drammatica la situazione, non ci si strappa i capelli, non ci si mette a piangere, a volte si fanno anche battute sul fatto che si stanno perdendo anni di vita, chissà come si ritorna a casa, eccetera, però è chiaro quanto questa, diciamo, quotidianità, tante cose che per chi lavora in centrale è normale, sia assurdo per noi, impensabile. E proprio in occasione di questi 10 anni penso che sia più che mai importante comunque informarsi, approfondire, conoscere. Le altre storie raccolte in questo volume non mi hanno tutte colpite allo stesso modo. Sono storie che mischiano uomo, natura e soprattutto folklore. Ci sono tante figure un po' del folklore giapponese, come ad esempio il tanuki o il kappa. Sono storie quindi, diciamo, di fantasia, che però vanno a toccare un po' anche il quotidiano. Se non sbaglio sono tutte storie scritte attorno agli anni 80, quindi l'immagine che si ha del Giappone è sicuramente, tra virgolette, lontano da quello contemporaneo di oggi, a quello attuale. Quest'area un po' di fiaba, di racconto, come di storia antichissima, anche se magari non lo è, ha un suo fascino e un suo perché. Però devo dire di non essere rimasta così tanto colpita come nel caso delle storie dedicate invece al nucleare. L'autore, se non sbaglio, è stato proprio anche nelle centrali per documentare il tutto e riporta di quanto da fuori sembrino delle fabbriche normalissime, no? Tutte pulite, a posto, e dentro regni il caos. E per me è assurdo che, vista la pericolosità, no, di questo lavoro, si faccia questo paragone con una fabbrica qualsiasi. Quindi lettura molto molto importante, soprattutto per quanto mi riguarda, per i primi racconti. Gli altri sicuramente interessanti, anche questo era un autore che volevo recuperare da un po' di tempo, quindi sono stata molto molto contenta, però ecco, magari non sono stata colpita così tanto come per le prime storie, probabilmente anche per l'impatto storico che hanno soprattutto oggi, e visto anche la ricorrenza, insomma. Questi erano quindi i libri e fumetti che ho letto recentemente. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi uno dei titoli che ho citato, in questo caso che cosa ne avete pensato voi. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate la lista completa dei titoli con i relativi link da affiliato ad Amazon, quindi se volete un po' spulciare trovate tutto qua sotto in descrizione. Trovate anche le relative, magari, recensioni che ho fatto dei libri e fumetti. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!